B- Cari fratelli e sorelle nel Signore, salutiamo cordialmente voi tutti che oggi siete collegati per questa trasmissione video e speriamo che anche oggi una parola potente ci parli. Quando guardiamo fuori nel mondo può essere spaventoso. Ma come sta scritto in Luca capitolo 21, quando i discepoli chiesero al nostro Signore qual è il segno della tua venuta, e il Signore rispose, quando vedrete tutte queste cose, pestilenze, terremoti, Carestie, tempi difficili, disubbidienza, guerre e rumori di guerre? Allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Non vogliamo essere spaventati da ciò che sta accadendo nel mondo, ma vogliamo immergerci in ciò che ci è dato, vale a dire la preziosa parola del nostro Signore che è scritta e che abbiamo ricevuto come cibo. Siamo così riccamente provvisti di cibo. Prendiamolo e lasciate che siamo preparati per il meraviglioso giorno del suo glorioso ritorno. Nessuna paura, nessun terrore ma conforto e fiducia nel nostro Signore. Che il Signore benedica il nostro caro fratello Frank, che lo fortifichi nel corpo, nell'anima e nello spirito e lo fornisca sempre di nuovo con tutto ciò di cui ha bisogno. E siamo grati per questo che abbiamo ancora la possibilità tramite questa trasmissione di essere riforniti di cibo fresco. Permettetemi di leggere come introduzione, prima della preghiera, una parola in Efesini capitolo 4, dal versetto 1 fino al versetto 16. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con longanimità, sopportandovi gli uni gli altri con amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Vè un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vè un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti tutti ed in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Egli è per questo che è detto, salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Per il perfezionamento dei Santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo. Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliolo di Dio, allo Stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore d'ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Sì, che questa parola possa operare in noi, che noi tutti possiamo edificarci e confortarci a vicenda, che possiamo aiutare dove c'è bisogno di aiuto. E ringraziamo il Signore che ci tiene insieme sotto la guida della sua mano. Che il Signore benedica questa riunione e ci fortifichi di nuovo in tutto e che confermi che la sua parola è la verità. Preghiamo insieme. Fedele Padre Celeste. Ti ringraziamo che, malgrado tutte queste cose che stanno accadendo nel mondo, non dobbiamo temere, perché tu l'hai scritto nella tua parola e accadrà così. Tuttavia lascia che ci raduniamo insieme e che ci atteniamo al cibo che ci è stato dato nella tua vera parola. Ti ringraziamo Signore per la tua bontà, per la tua fedeltà ogni giorno, per averci equipaggiato e aver provveduto ad ogni nostro bisogno quotidiano. E ti ringraziamo che ogni giorno siamo di nuovo benedetti. Signore, custodiscici nel tuo amore, nel tuo riposo, nella tua benedizione divina. E ti ringraziamo per questo. Non possiamo ringraziarti abbastanza per tutto quello che ci hai già dato e per tutto quello che hai ancora in serbo per noi. Lode, onore e gloria al tuo glorioso. E' meraviglioso il nome di Gesù. Amen. 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 Anch'io vorrei salutare voi tutti molto calorosamente e darvi il benvenuto per questa trasmissione. Ringraziamo il fratello Sher per la preziosa parola di introduzione che egli ha letto. È semplicemente così potente quando pensiamo a come Dio ha potuto utilizzare i profeti nell'Antico Testamento e gli Apostoli nel Nuovo Testamento per esporre il Consiglio di Dio e specialmente quello con la Chiesa, così che oggi dobbiamo solamente aprire l'Antico e il Nuovo Testamento per leggere. E la cosa bella è che Paolo nella sua lettera alla chiesa di Efeso non ha scritto a nessuna denominazione, ma ai veri credenti. Egli ha potuto scrivere un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo ha potuto sottolineare le verità bibliche fondamentali fino al fatto che dobbiamo fare attenzione a non essere portati qua e là da ogni vento di dottrina. Ma essere edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Dove nessuna tempesta può muovere qualcosa, dove tutto rimane come era all'inizio. Facciamo bene se leggiamo di nuovo Efesini, capitolo 4. E ringraziamo Dio per i nostri fratelli qui in Svizzera: sia il fratello Scherer, il fratello Keller, il fratello Baumgadner. Dio si è preso cura anche di questo: che in Svizzera. Ci siano dei veri credenti, che non sono sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, ma che rimangono negli insegnamenti di Cristo, negli insegnamenti degli Apostoli, e sperimentano la loro preparazione per il ritorno di Gesù Cristo. Salutiamo anche tutti in Austria e in tutti i paesi vicini e anche nel mondo intero. Sì, fino alle estremità della terra. Noi viviamo in un periodo di tempo particolare. Ascoltiamo le notizie e ci chiediamo cosa accadrà ancora e pensiamo ogni volta di nuovo, soprattutto a Matteo capitolo 24, dove sta scritto in merito a tutte le avversità e guerre e rumori di guerre carestie tempi difficili pestilenze tutto ciò che sta scritto che avrebbe avuto luogo prima del ritorno di Gesù Cristo e che dovremmo prestare attenzione quando tutto questo accade e che dovremmo alzare i nostri capi, perché sappiamo, perché sappiamo che la redenzione del nostro corpo è vicina e che il Signore ritornerà per portare i Suoi a casa. Veniamo direttamente al tema speciale del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi siamo così grati a Dio che troviamo scritti tutti i dettagli che hanno avuto luogo alla prima venuta di Cristo. E se il dottor Larkin ha contato correttamente, allora alla prima venuta di Cristo, 109 profezie e predizioni dell'Antico Testamento si sono adempiute. Tutto è stato scritto. E tutto si è adempiuto. Quando il nostro Signore in Luca capitolo 4 ha letto da Isaia capitolo 61, egli poteva esclamare, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Sempre di nuovo adempimento della Scrittura, adempimento della Scrittura. Ed è allo stesso modo nel nostro tempo. E siamo arrivati alla fine di febbraio e pensiamo al 28 febbraio 1963 cari fratelli e sorelle diciamolo in tutta chiarezza ci sono tre diverse fedi una è la vera fede la seconda e la fede prodotta, la terza è l'incredulità. E dobbiamo semplicemente dire, con Abramo e con tutti i veri credenti, non si trattava di un'interpretazione o spiegazione. Ma noi crediamo Dio, come Abramo ha creduto Dio. Noi crediamo Dio, vale a dire ciò che Dio ha detto e promesso nella sua parola. Quella è la vera fede vivente, divina, che ci è stata data. E il nostro Signore dice, chi crede in me come dice la scrittura, allo stesso modo egli ha sottolineato, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E se veniamo ancora a parlare dell'incredulità, ha avuto inizio nel giardino dell'Eden, quando Satana riuscì a porre una domanda a Eva. «Solte Gott wirklich gesagt ha Dio veramente detto? Laddove la parola di Dio viene messa in dubbio, l'incredulità trionfa fin dal primo momento. Laddove ciò che Dio ha detto viene interpretato e adattato, si tratta di una fede fatta da sé. Laddove le persone credono di cuore ciò che Dio ha detto nella sua parola, lì c'è una vera fede vivente nell'unico vero Dio vivente che si è rivelato a noi. In Gesù Cristo, il nostro Signore. Per dirlo brevemente qui, tutte le chiese cristiane hanno formulato il loro credo. Nessuna delle 350 chiese cristiane ha ancora la fede originale. Come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione in Efesini capitolo 4, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Tutte hanno stabilito il loro credo. Altri hanno introdotto dei dogma. Tutto è cambiato. E Paolo scrive ai Galati nel primo capitolo, specialmente nel versetto 8, che la maledizione ricade su tutti coloro che predicano un Vangelo diverso. Si deve prendere questa dichiarazione veramente sul serio. Chi non predica sotto la guida dello Spirito Santo lo stesso Vangelo originale, lo stesso messaggio divino di salvezza, la stessa fede, lo stesso battesimo, chi non è in accordo con Dio e con la parola di Dio in ogni cosa, questi crede in vano. E al riguardo il Signore ha detto, in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Fratelli e sorelle, penso qui all'esempio del Consiglio Mondiale delle Chiese, quando alla fine nel riassunto è stato detto siamo tutti fondamentalmente diversi gli uni dagli altri, ma siamo uno nella Santissima Trinità e poi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, L'abbiamo detto e dobbiamo sempre ripeterlo di nuovo. La rappresentazione della Trinità, come anche potete vedere qui, che esistono tre eterni, tre onnipotenti, è semplicemente totalmente sbagliata. Ciò non ha niente a che fare con Dio, non ha niente a che fare con il piano di salvezza. È la prima falsa dottrina che è stata introdotta. E noi tutti conosciamo lo sviluppo dopo il tempo degli Apostoli, sia tramite Policarpo, sia tramite Ireneo, tramite Martino, tramite Agostino. Noi tutti sappiamo come ciò ha preso il suo corso fino al concilio di Nicea dal 321 al 325. Il concilio ha avuto luogo e la discussione sulla deità ha preso il suo corso. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire chiaramente, noi non ritorniamo a Nicea, non ritorniamo a Calcedonia, non ritorniamo a Roma, noi andiamo a Gerusalemme, andiamo all'originale, laddove la Chiesa è stata fondata dove è stata redenta, dove la completa redenzione ha avuto luogo tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce del Golgotha. È lì che noi ritorniamo. E diciamo anche questo in tutta chiarezza. Il 28 febbraio 1963 è stato un giorno molto speciale nella storia divina della salvezza con e per la Chiesa del Dio vivente. L'abbiamo sottolineato sempre di nuovo. C'erano promesse per la prima venuta di Cristo. Ci sono promesse per la seconda venuta di Cristo. E come c'è stato un precursore alla prima venuta di Cristo, che era stato promesso nella Sacra Scrittura, sia in Isaia capitolo 40 versetto 3, sia in Malachia capitolo 3 versetto 1 la prima parte un uomo mandato da Dio per mostrare la via al popolo di Dio per prepararlo a Cristo leggeremo tra un momento le scritture ma allo stesso modo ci sono le promesse che precedono la seconda venuta di Cristo e che devono trovare il loro compimento e che anche lo troveranno. Nell'aprile del 1962 il fratello Branham ricevette l'istruzione di andare in Arizona perché lì sarebbe apparsa la nuvola soprannaturale e gli sarebbe stato detto ciò che doveva accadere ora nel regno di Dio. E poi? Venne il 28 febbraio ed ecco che il fratello Branham era vicino a Tucson, a 42 km da Tucson, Arizona, in direzione di Nogales, al confine con il Messico. Ed ecco che ci fu un potente boato dal cielo, accompagnato da tuoni, da fulmini, una potente tempesta, una pioggia battente. Le cime degli alberi si spezzarono e poi ci fu questo tuono e tutto divenne luminoso, un cielo azzurro. E nel cielo azzurro scese questa nuvola che ho spesso mostrato. E il fratello Branham fu preso in questa nuvola, in una visione. Ed ecco il settimo angelo in questa nuvola. E gli angeli avevano la forma di una piramide, non appuntita, ma arrotondata. E il settimo gli disse: ritorna a Jeffersonville, perché avrà luogo l'apertura dei sette suggelli. Il momento è giunto. Voi potete ascoltare in alcuni sermoni ciò che questa esperienza ha significato per il fratello Branham. E poi lui ritornò a Jeffersonville e nel marzo del 1963 i sette sugelli furono rivelati e predicati. Ma ecco qui il punto che deve essere sottolineato. Già nel 1933 a quest'uomo di Dio era stato detto come Giovanni il Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo. Così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E questo include tutto ciò che ha a che fare con l'apertura e la rivelazione dei sette suggelli. Fondamentalmente, tutti i misteri nascosti della parola di Dio sono stati rivelati. E noi ringraziamo il Signore che abbiamo potuto riconoscere il tempo e l'ora sì, il giorno della visitazione misericordiosa di Dio, che sappiamo in quale tempo siamo arrivati. E io ringrazio il Signore che mi ha dato per grazia una parte diretta nel ministero che egli ha dato al fratello Branham. Io ero con lui. Nel dicembre 1962 mi disse che doveva fare i bagagli e che doveva trasferirsi in Arizona come gli era stato rivelato da Dio. Mi fece conoscere in dettaglio quello che dovevo fare. Sì che dovevo fare. Fratelli e sorelle, sin dall'inizio Dio ha condotto in tale maniera che dal 1949, quando per la prima volta ho sentito parlare di quest'uomo di Dio, sapevo semplicemente che era un uomo mandato da Dio. Ho riportato i dettagli e le varie esperienze nei sermoni passati. Ringraziamo il Signore Dio che il fratello Branham ha completato il suo ministero e che il Signore lo ha portato a casa e che da quando al fratello Branham è stato permesso di entrare nella gloria, il messaggio divino è stato annunciato in tutto il mondo. E perciò oggi viene indirizzato a tutto il popolo di Dio, in tutti i popoli, lingue e nazioni, in tutto il mondo. E tutti coloro che sono da Dio riconosceranno il tempo e l'ora. Riconosceranno dalle sacre scritture e dall'adempimento della profezia biblica che i segni dei tempi indicano che il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino. E deve essere sottolineato ancora una volta ciò che il nostro Signore ha detto. Quando vedrete accadere tutte queste cose: guerre, carestie, tempi difficili, terremoti, cosa sta accadendo, cambiamento climatico, riscaldamento globale. Basta semplicemente ascoltare notizie e poi si può dire ad alta voce, oggi tutte queste scritture, tutte queste predizioni si stanno adempiendo davanti ai nostri occhi. E tutta la stampa e tutti i politici, tutte le personalità religiose e tutte le persone sono consapevoli di tutto e tutti dovrebbero rendersi conto che siamo arrivati alla fine del tempo della fine e che il Signore lascia portare l'ultimo messaggio in modo che tutti coloro che appartengono alla sua Chiesa possano veramente dire un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, i quali conservano l'unità nello Spirito secondo la parola di Dio. Ora ascolteremo brevemente alcune scritture e le approfondiremo. Prego. Leggiamo. Nel profeta Daniele, capitolo 9, versetto 23. Daniele, capitolo 9, versetto 23. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola. E io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Sia ringraziato il nostro Dio, non quando sei venuto a una discussione, ma quando hai iniziato a pregare che questo sia detto a tutti i predicatori, a tutti i ministri della parola. Prima viene la preghiera e poi viene l'introduzione nella parola che deve essere predicata. E presta molta attenzione alla parola affinché tu comprenda la rivelazione della parola che è scritta. Questa parola in Daniele capitolo 9, il nostro caro fratello Urs Graf l'ha presa a cuore e l'ha sottolineata sempre di nuovo nelle sue predicazioni. L'inizio deve essere nella preghiera che cerchiamo e troviamo il collegamento con Dio nella preghiera in modo che Lui possa parlare con noi e poi attraverso di noi. Abbiamo letto nella parola di introduzione che Dio ha posto nella sua Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti, in modo che la Chiesa possa essere edificata. Ma quando si tratta della parte profetica, allora è assolutamente importante dire solo ciò che Dio ha detto e poi ricevere la rivelazione di ciò che è stato detto e comunicarlo poi al popolo. Tu sei un uomo grandemente amato. Ti sarà rivelato ciò che Dio vuole mostrare, ciò che Egli vuole dire, in modo che tu possa trasmetterlo, che a tutti i ministri della parola sia data la stessa cosa. Prima di predicare, andare in preghiera e poi... Dio dà grazia e allora possiamo trasmettere ciò che ci è stato detto nella parola e tramite ciò tutti riceveranno l'istruzione. Prego. Leggiamo in Luca capitolo 1 due versetti. I versetti 76 e 77. E tu, o oh piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati. Ringraziato sia il Signore. Tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie. Nessun profeta, nessun uomo di Dio prepara la propria via. Noi siamo stati mandati per togliere tutti gli ostacoli dalla via, per dare a Dio l'opportunità di rivelarsi di nuovo come fu profetizzato nell'Antico Testamento in merito a Giovanni. Così la stessa profezia nel Nuovo Testamento è stata messa sul candelabro e indirizzata a colui per il quale era destinata. Lui doveva preparare la via per il Signore e condurre al Signore un popolo ben disposto. E questo egli l'ha fatto per grazia. Prego. Leggiamo in Marco capitolo 1, versetto 4. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Sì. Qui abbiamo una parola che è molto discussa. Alcuni pensano che il perdono dei peccati è nel battesimo. Ma per favore, prima di leggere ancora una volta questa parola, aprite il Vangelo di Giovanni nel capitolo 1. Quando Giovanni indicò il nostro Redentore e disse: Ecco l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni il Battista aveva già annunciato nella fede il perdono che sarebbe avvenuto attraverso il sangue dell'agnello. Lui annunciò alle persone la piena salvezza e loro furono battezzati credendo che i loro peccati sarebbero stati perdonati. Per favore, continua a leggere Luca capitolo 3. Versetto 3. Egli allora percorse tutta la regione nei dintorni del Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Tutto ciò che la Sacra Scrittura insegna è basato su almeno due o tre passi biblici. Giovanni il Battista non si limitò semplicemente a battezzare. Egli predicò il ravvedimento. Disse alla gente di ravvedersi, di convertirsi, di credere nell'Agnello di Dio, di credere nel Redentore che avrebbe sparso il suo sangue. Non era solo un messaggio. Ma il punto centrale del messaggio divino fu annunciato. E tutti coloro che credettero che l'agnello di Dio avrebbe perdonato il peccato e sparso il sangue del nuovo patto per il perdono dei peccati, si fecero battezzare. E così ricevettero per fede ciò che Dio aveva annunciato in anticipo. Prego. Leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 38. Allora Pietro disse loro. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Anche questo passo biblico viene frainteso come se attraverso il battesimo ci fosse il perdono dei peccati. No! Nel battesimo confermiamo di aver accettato, ricevuto e sperimentato personalmente il perdono. Sappiamo tutti cosa ha detto il nostro Signore nel grande mandato. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Il battesimo fa parte dell'essere diventati credenti. E possiamo leggere tutti al riguardo in tutto il libro degli atti degli Apostoli. Nel capitolo 8, versetto 16, nel capitolo 10, versetto 48, nel capitolo 19, versetti 5 e 6, in Romani capitolo 6, versetto 3. Questo possiamo leggerlo tutti. Prima viene la proclamazione e il ravvedimento, la conversione, che riceviamo e accettiamo Gesù Cristo come redentore e abbiamo ricevuto il perdono che è venuto attraverso il sangue e che ci è stato dato. Continuiamo a leggere. Leggiamo in Efesini capitolo 1, versetto 7. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. L'abbiamo sentito tutti. Nel nostro Signore, nell'agnello di Dio, abbiamo il perdono attraverso il suo sangue. C'è solo un perdono dei nostri peccati ed è avvenuto e avviene attraverso il sangue versato. Già nell'Antico Testamento, quando il popolo di Israele fu condotto fuori dall'Egitto, gli agnelli dovevano essere immolati e il sangue applicato sugli stipiti delle porte. Ma qui abbiamo un punto molto speciale da mettere in risalto. Leggetelo. Il sangue non fu applicato sulla soglia, ma soltanto a sinistra, sopra e a destra, solo sugli stipiti e l'architrave della porta fu applicato il sangue, perché il sangue non doveva mai essere calpestato. Il sangue era per la protezione. Il sangue era la garanzia che l'angelo distruttore sarebbe passato oltre e che nessun primogenito degli israeliti sarebbe morto. È lo stesso nel Nuovo Testamento: il sangue non deve essere calpestato, deve essere ricevuto e accettato. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Nel sangue dell'Agnello di Dio. C'è il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio, la piena salvezza e la vita eterna, perché la vita che era nel sangue del figlio di Dio è ritornata in tutti i figli e le figlie di Dio che sono stati redenti tramite il sangue. Dunque, ritorniamo alla proclamazione originale del pieno Vangelo. Ogni cosa ha il suo posto. Il sangue dell'agnello, il perdono, la riconciliazione, la grazia, la piena salvezza. Il battesimo, ogni cosa ha il suo posto. E ringraziamo il Signore Dio per questo, che siamo stati veramente chiamati fuori da tutte le tradizioni di tutte le chiese cristiane attraverso il ministero del fratello Branham. E siamo stati di nuovo edificati. Sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E diciamolo in tutta chiarezza: come è certo che c'è veramente un solo unico Dio che nel Nuovo Testamento, non nell'antico, Nell'Antico Testamento nessuno ha pregato un Padre nel cielo. Non c'è un solo riferimento nei 4.000 anni dell'Antico Testamento che qualcuno abbia pregato a Dio il Padre, né tantomeno a Dio il Figlio o a Dio lo Spirito Santo. No, nell'Antico Testamento Dio ha predetto tutto ciò che faceva parte del suo piano di salvezza. E poi persino io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Voi tutti potete leggerlo. Secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 14. Potete leggere tutto. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, Salmo 2 e tutti gli altri passi. Isaia capitolo 7, Isaia capitolo 9. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. Tutto è stato predetto nell'Antico Testamento. Il figlio non è stato generato né creato e neppure nato nell'eternità. Il figlio è nato a Bethlehem. E fratelli e sorelle, leggete una volta in 1 Giovanni capitolo 4, il versetto 2. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne e da Dio. Egli è apparso nella carne, nato qui in questo mondo. Maria ricevette la promessa. Il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Dunque Dio si è rivelato a noi nel Nuovo Testamento come Padre e Figlio e attraverso lo Spirito Santo. E perciò sta scritto nel grande mandato di questo unico meraviglioso nome di salvezza nel Nuovo Testamento che è al di sopra di ogni altro nome. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, il messaggio divino di salvezza a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così sta scritto nel testo originale in aramaico ed ebraico. E battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio si è rivelato a noi come Padre nel Figlio e attraverso lo Spirito Santo nell'unico nome. Che è al di sopra di ogni altro nome. E faremmo bene a leggere nell'Antico Testamento, e soprattutto nella lingua ebraica, cosa significa questo nome. Isaia disse, e il suo nome sarà Emanuele. E nel Nuovo Testamento. Il suo nome sarà Yahshua. Entrambi, entrambi. Lui era Emanuele. Lui era Yahshua. Vale a dire Yahweh Salvatore. O oh, si devono prendere entrambi insieme, l'Antico e il Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, Ringraziamo il Signore nostro Dio per l'assoluta chiarezza e diciamolo in tutta chiarezza. Solamente dal 321 d.C. è stata inventata la dottrina della Trinità e la formula battesimale trinitaria. E lì i traduttori che credevano nella Trinità hanno tradotto liberamente e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, il tempo è giunto in cui ogni errore, ogni falsa dottrina, sono stati smascherati. E diciamolo ancora una volta, solo chi rispetta la parola di Dio nell'originale, che non la interpreta, ma la rispetta così come è scritta, al riguardo c'è molto altro ancora da dire. Riassumiamo di cosa si tratta. Viviamo nell'ultimo periodo di tempo, prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tutto sta accadendo nel nostro tempo. L'intera profezia biblica in tutti i popoli e lingue. Ovunque... Tutto si sta adempiendo. Abbiamo menzionato sia il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, sia le carestie, i terremoti, tutto e ancora tutto. Guerre e rumori di guerre. Tutto si sta adempiendo. Ma nella Chiesa del Dio vivente si adempie l'ultimo messaggio. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla del mondo. E appartiene semplicemente a ciò, e lo dico liberamente e apertamente. Dio mi ha dato la grazia di consacrare la mia vita al Signore già nel 1948 e poi sono stato battezzato nella chiesa battista con i tre titoli poi nel 1949 Dio mi ha dato la grazia di sperimentare il battesimo dello spirito nella chiesa pentecostale ma in seguito Dio mi ha dato la grazia di ascoltare le predicazioni del fratello Branham in cui egli sottolinea che il battesimo biblico deve essere solo nel nome del Signore Gesù Cristo e che dobbiamo uscire da ogni errore, da ogni tradizione, da tutto e separarci ed essere santificati nella parola di verità. E poi mi sono lasciato ribattezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Semplicemente appartiene a ciò. Possano tutti i fratelli e le sorelle e specialmente tutti i fratelli nel servizio, da questa proclamazione così maldestramente presentata, che possano tuttavia leggere, che tutto possa essere rivelato in ogni dettaglio. Quanto è importante che siamo chiamati e condotti fuori? dalla cattività babilonese che regna in tutte le denominazioni e che veniamo sul sacro terreno della rivelazione divina che noi prima di predicare andiamo in preghiera e da oggi in poi Prima che un fratello inizi a predicare, per favore, andate prima in preghiera in modo che la parola vi sia data e che possiate essere sotto la guida dello Spirito Santo. Tutti i fratelli che ora in tutto il mondo partecipano alla distribuzione del cibo spirituale, della santa parola rivelata, loro stessi sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E tutti coloro che ora credono il messaggio divino si lasciano battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Non vorrei dirlo, ma andate in tutte le chiese. Lì si inizia sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le persone si fanno il segno della croce nella Trinità. Le persone si benedicono nella Trinità. Cosa si può dire al riguardo? Tutta l'umanità e anche tutta la cristianità è stata fuorviata. Ed è per questo che Dio ha dovuto mandare un profeta. Che prima ha pregato e poi la parola gli è stata rivelata e lui ha potuto portarla. Dunque. Di Giovanni il Battista che ha portato il suo messaggio, comprendiamo correttamente quello che egli ha predicato. E poi Pietro, comprendiamo correttamente quello che egli ha predicato. Sappiamo che la fede viene dalla predicazione e la predicazione viene dalla parola di Dio. E sappiamo che prima crediamo e poi possiamo essere battezzati. Riflettete su questo. Non lo dico per denigrare, ma quando un chierico nella chiesa mette la mano nell'acqua e spruzza tre volte l'acqua sulla fronte del bambino e dice, ora, secondo Giovanni capitolo 3, sei nato di nuovo di acqua e di spirito. Mio Dio nel cielo! Tutte le chiese hanno ingannato la gente dall'infanzia in poi, dalla nascita fino alla sepoltura. La gente nel cristianesimo è stata ingannata. E poi io dovrei tacere? Questo non è possibile, che Dio mi aiuti e che Dio aiuti tutti coloro che sono destinati a essere con il Signore nell'eternità. Insieme lodiamo la potenza del sangue, la potenza della parola, la potenza dello Spirito Santo. E il Signore farà ogni cosa bene nei suoi e darà il compimento per grazia tramite una potente azione dello Spirito a lui sia la gloria per tutta l'eternità alleluia alleluia sia al nostro Dio e Signore il Signore benedica tutti in Svizzera tutti in Austria tutti in tutti i paesi vicini e tutti nel mondo intero nel nome santo di Gesù alleluia amen ci alziamo in piedi per la preghiera prego padre celeste ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa parola che abbiamo ascoltato adesso tu ci hai aiutato ci hai chiamati fuori da tutto l'inganno babilonese. Ci hai rivelato la tua parola. E noi possiamo dire che crediamo solo ciò che dice la scrittura. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato questa predicazione. Qui a Zurigo, in tutta la Svizzera, in Austria in tutto il mondo, perché sappiamo che la tua parola è vivente e compie in coloro che la credono ciò per cui tu l'hai mandata. Sii ringraziato per la predicazione di questa parola, per la tua parola e benedici il tuo popolo in tutto il mondo. Nel nome di Gesù, amen, amen.